Un gigante d'acciaio del peso di 62 tonnellate, lungo 63 metri, largo quasi 5. Ecco come si presentava questa mattina l'ottavo ponte di Sondrio, dedicato a ciclisti e pedoni. Alle 9 tutti gli sguardi erano puntati su di lui. Oggi, 5 luglio, era il giorno del varo. È stato sollevato e traslato sopra il corso del torrente Mallero. Un'opera che ha anche un valore simbolico. Sì, oggi siamo qui per osservare queste operazioni di varo di questo ponte che sono interessantissime, sono interessanti in particolare per i tecnici, per gli ingegneri. Quest'opera è stata concepita dalla passata amministrazione, noi abbiamo raccolto il testimone, abbiamo approvato l'esecutivo, abbiamo predisposto la gara e stiamo seguendo i lavori per portare a termine quest'opera. Collega praticamente due parti di Sondrio e anche il polmone verde del Parco Bartesaghi al quartiere sud-ovest. Permette di raggiungere anche dalla parte sud della città in brevissimo tempo il parco. Quando potremo percorrerla a piedi o in bici? A questo varo seguiranno poi delle opere sull'impalcato e poi i collaudi, quindi qualche mese penso che serva ancora. È una tratta importante per la città, un simbolo di rinascita per il quartiere della Piastra. Direi proprio di sì, è una bella giornata. Oggi questo manufatto importante e strategico per il futuro assetto del quartiere. Abbiamo un collegamento tra Sentiero Valtellina e Bartesaghi davvero strategico. Vogliamo ricordare anche l'investimento. Ecco, qui siamo nell'ambito del bando periferie, quindi è un'opera dal quadro economico di 1.600.000 euro, finanziati appunto con i fondi del bando. Una delle opere più importanti di questa operazione che crediamo potrà davvero contribuire a dare nuova linfa al quartiere. Cosa ne pensa di quest'opera? Beh, penso che sia un'opera importantissima che ha portato avanti l'uomo, diciamo così, ecco. Viene a modificare il tragitto che prima era molto più lungo e adesso diventa più agevole sia per i pedoni che per le biciclette ed è molto interessante vedere, noi abbiamo visto questo lavoro venire su dall'inizio e adesso è bello vederlo compiuto e vedere la posa, insomma.